insoliti accessori regali, un make-up per Elsa, un manichino per Barbie e persino un teatro per le bambole. Guarda la sfida di lavoretti fai da te per Barbie e principesse Disney nel nostro nuovo video. Cindy è completamente presa in una favola. Mi piacerebbe incontrare una principessa delle fiabe. Il suo desiderio diventa realtà. La principessa Elsa va a trovare Cindy. Quanto è bella! E il suo trucco è fantastico! Ritaglia un tatuaggio temporaneo che corrisponda all'esempio. Applica il ritaglio sugli zigomi della bambola. Segui le istruzioni. Usa acqua e spugna. Questo tattoo rende Elsa ancora più magica. Ecco Jessica, è una grande fan delle Barbie. È convinta che Barbie sia la bambola migliore. Come il suo make-up e il suo stile di vita. Attacca le ciglia finte alle palpebre di Barbie. Utilizza la colla multiuso. Inizia dall'angolo esterno dell'occhio. Attendi che la colla si asciughi e taglia le ciglia. Aggiungi del glitter alle palpebre con una penna gel scintillante. Applica la colla bianca sulle labbra. E cospargile di glitter. Nello stesso modo, metti il glitter sulle sopracciglia. Le ragazze confrontano le loro bambole preferite. Ogni bambola è bella a modo suo, ma le ragazze non sono soddisfatte. Organizziamo una sfida per decidere quale bambola sia la migliore. La Barbie o le principesse Disney? Jessica afferma che il trucco di Barbie sia impeccabile. Il punteggio è 1-0. Proseguiamo! Cindy vuole battere la sua rivale. Elsa avrà la più bella e lucente corona principesca mai esistita. Prendi in prestito una coroncina dalla bambola LOL. Rivestila di vernice acrilica blu e cospargila di glitter argentato. Colora il centro di azzurro. La corona si intona perfettamente al look di Elsa. Elsa sembra ancora più una principessa con questa corona. È piuttosto difficile iniziare una discussione con indosso questo prezioso cimelio di famiglia. Anche la Barbie di Jessica proviene da una famiglia reale, ma non si può dirlo guardandola. Allora facciamola risplendere subito con una corona d'oro. Taglia un anello di plastica da un vasetto. E sopra, incolla a caldo un portaperlina a forma di corona. Rivesti la corona di colla bianca e cospargila di glitter. Cindy presenzia all'incoronazione di Barbie senza interesse. La regale corona della principessa Elsa vince a mani basse perché è magica. Il punteggio è 1-1. Jessica vuole scoprire i segreti della rivale, ma Cindy protegge la sua bambola. Non puoi toccarla o lei potrebbe congelarti. Jessica è arrabbiata con la sua avara amica. Come può fare Cindy per tirarla su di morale? Le viene un'idea. E se realizzasse fantastici accessori di design per entrambe le bambole? Incolla a caldo degli strass su un orecchino. Cindy dà alla Barbie il suo regalo. Wow, che braccialetto elegante! E inoltre ha creato uno specchio per Elsa molto raffinato. Ritaglia un ovale dal cartoncino specchiato. Incollalo su una base per orecchini pendenti. Decoralo con piccoli strass. Proviamo gli accessori. Il braccialetto di Barbie è meraviglioso, ma lo specchio di Elsa è ancora meglio. Le leggende dicono che questo specchio sia magico e possa rivelare il sequel di Frozen. Anche Jessica pensa che lo specchio sia il vincitore del round. Il punteggio è 2 per le principesse Disney, 1 per Barbie. Le ragazze decidono di creare un vero teatro delle bambole. La favola della sirenetta diventa realtà. Ecco che arriva Eric. Ma mentre Ariel è impegnata con il suo regno sottomarino, Barbie conosce Eric. Barbie è così affascinante nel suo stupendo vestito rosa. Piega due volte un pezzo di tessuto elastico. Traccia un segno ad arco per unire due estremità e ritaglia una gonna. Taglia la punta centrale. Cuci un orlo al cerchio interno e inserisci un filo elastico usando l'ago. Fissalo con un nodo. Prendi due strisce da 25 cm dello stesso tessuto e cucile sulla gonna. Fai indossare il vestito alla bambola.
Puoi legare le strisce in diversi modi per creare ogni volta un nuovo vestito. Il magnifico abito di Barbie merita un Oscar per essere così versatile. Il dramma sottomarino. Eric vuole regalare a Barbie una collana di perle, ma deve scendere nel regno di Ariel per averle. Eric si tuffa coraggiosamente in mare e Barbie lo aspetta sulla terraferma. Infila le perline su un filo. Lega la collana. Inserisci un ciondolo. Finalmente Eric risale dal mare con una collana tra le mani. Ma cos'è successo? Eric ha la coda al posto delle gambe. Che sia la vendetta di Ariel? Traccia le gambe della bambola su un pezzo di carta. Disegna una coda di pesce. Tagliala lasciando dei margini per le cuciture. Rimuovi la coda. Traccia il ritaglio della gamba su un pezzo di tessuto elastico blu. Ritagliane due pezzi. Traccia il ritaglio della coda su tessuto con paillette verdi. Tagliane due pezzi. Cuci insieme le gambe e i pezzi della coda. Decora il tessuto elastico con singole paillette. Unisci i due pezzi. Raccogli leggermente il tessuto nella parte superiore e cuci. La coda di Erika è impressionante. Le squame sono così luminose. Ma l'abito versatile di Barbie vince questo round. Il punteggio è 2-2. Le ragazze si scambiano le loro bambole. Wow! L'acconciatura della principessa Ariel è davvero unica. Sarà una nuova tendenza? Attacca un extension a clip alla testa di Ariel. Coprila con le ciocche superiori dei suoi capelli. Tagliala per ottenere la lunghezza che ti serve. I capelli blu sono un segno di sangue blu. Chiunque ora potrà dire che Ariel è ben più di una sirena. È la figlia del re del regno sottomarino. Anche l'acconciatura di Barbie è singolare. Come avrà fatto Jessica a creare questo effetto ombre? Lo avrà fatto nel suo salone di bellezza per bambole? Sciogli in poca acqua la tempera rossa. Avvolgi la bambola con pellicola trasparente per non macchiarla. Spazzola i capelli della bambola e immergili nella soluzione per 10-15 minuti. Prendi con attenzione la bambola. Aggiungi della tempera blu alla soluzione. Mescola per farla diventare viola. Immergi i capelli della bambola in modo che la soluzione copra solo metà dei capelli colorati. Lasciali riposare per 10-15 minuti. Asciuga e spazzola i capelli colorati. Jessica rivela il segreto di come tingere facilmente in casa i capelli di Barbie. L'acconciatura di Barbie è da $1.000.000. Questo round di acconciature le fa guadagnare un punto. Il punteggio è 3 Barbie, 2 principesse Disney. Le ragazze trasformano il più possibile le loro bambole. Cercano sempre qualcosa di nuovo. Nell'aria c'è ancora più magia. E un manichino per bambole appare tra le mani di Jessica. Che fortuna! Prendi il corpo di una bambola rotta. Copri i fori per le braccia con argilla leggera e avvolgi anche la base. Taglia un bastoncino di legno. Affilane un'estremità. E con l'argilla secca, crea un supporto. Colora il corpo con vernice acrilica rosa. E dipingi il bastone di rosso. Cospargi il supporto con del glitter. E inserisci il manichino sul bastone. Cuci un pezzo di tulle per ricreare la gonna di un tutù. E legala al manichino. Jessica adora il suo manichino. È così fine! Rosa! È perfetto per lo studio di moda di Barbie. Si possono provare diversi vestiti. E persino organizzare la nostra settimana della moda. Cindy sogna intensamente un nuovo giocattolo. Lo desidera più che può. E un piccolo Olaf della sua favola preferita appare tra le sue mani. Modella con argilla leggera le parti del corpo di Olaf. Premi con le dita per creare i fori per gli occhi. Forma la bocca con un bastoncino. Aggiungi un dente in argilla. Assembla il tutto. Modella le mani e il ciuffo per la testa con la colla a caldo. Appena asciutta, colora la colla con vernice acrilica nera. Attacca i pezzi sul pupazzo di neve. Aggiungi pupille, bottoni e sopracciglia con vernice nera. Dipingi delle sfumature di blu e cospargi di glitter. Wow! Olaf conquista i cuori delle ragazze.
È così carino! Non puoi fare a meno di abbracciare caldamente questo pupazzetto di neve. Tutti amano Olaf. Ecco perché vince un punto nell'ultimo round. Il punteggio è di parità, 3-3. Ti sono piaciute le nostre idee per Barbie e Principesse Disney? Scrivi nei commenti quali bambole ti piacciono di più, Barbie o Principesse dei cartoni animati. E non dimenticare di mettere mi piace al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere nuove sfide con i giocattoli su Trum Trum.